tutto il suo staff che mantenendo fede all'impegno assunto poche a poche giornate dal termine del campionato, avevo promesso di venire a festeggiare qui a Praiano e per me è stato un grandissimo piacere poterlo festeggiare con gli amici più intimi che appartengono alla famiglia arbitrale, magari non molto gratuita all'amico Fabrizio, ma comunque la mia stessa. Fortunatamente per te sono tutti ex, secondo me, quindi stiamo a posto. Però devo dire che devo fare i complimenti veramente a Fabrizio sinceri, perché quando nel luglio scorso si vociferava la sua venuta a Salerno, io fui felicissimo, immediatamente lo chiamai e dissi: Fabrizio, che cosa c'è di vero? Lui disse: mi hanno contattato, ma di concreto non c'è ancora nulla. Non contento, chiamai Fabiani e Fabiani mi fece capire che invece era una cosa molto concreta, per cui io fui veramente felicissimo, ma non solo per il rapporto che abbiamo con Fabrizio da anni, ma soprattutto perché ritenevo che la Salernità la scelta migliore non potesse fare, soprattutto dopo le delusioni degli ultimi anni che ci avevano un po' allontanati dalla squadra. Fabrizio, con la sua modestia, con la sua umiltà, con uno staff che stasera ho potuto verificare e creato su misura per lui, tutti insieme hanno fatto questo miracolo. L'unica nota stonata è Piero Avella, però è che voglio dire, alla fine anche il cambio.